Ma ciao! Ma ciao! Ma come siete belle! Buongiorno, buongiorno, vieni qua, dai, vieni dentro, forza, vieni, dai, vieni, prima che si chiuda, forza, mi devo togliere, dai. Ciao anche a te, buongiorno. Ciao. Stella. Amazon te la ridanno se è rotta.
avevano sempre lo stesso problema. Quindi, sinceramente, io non sprecherei né soldi né niente per mettere a posto una cosa che poi magari non va di nuovo bene, si rompe, si è appunto da capo. Quindi, siccome in questo momento a me non serve la stampante a 3, teniamo la stampante normale, piccolina, che aveva lui, che era una Canon. Sì, andava bene, un modello vecchissimo che abbiamo comprato insieme, che era poco che stavamo insieme. C'era ancora addirittura il negozio quello, te lo ricordi, della Fnac a Torino, c'era ancora. Vabbè, comunque pagata due soldi e vada Dio. Cioè, questa stampante qua dobbiamo vedere se va Dio, perché tu dici vada Dio, ma non l'abbiamo più usata. Quindi sì, perché tanto la cartuccia era anche la testina. Dobbiamo prendere un attimino le cartucce e vedere se è tutto a posto o no. Quindi poi proveremo, le compriamo e vediamo se è ok. Tanto ci servirà, perché andare sempre da sua mamma a fare le fotocopie è un casino. Quindi, a parte le fotocopie, ma anche banalmente le ricette. Sì, le ricette, queste cose qua, almeno ne abbiamo una in casa. O se io voglio fare qualcosa di particolare da farvi vedere, che magari mi viene l'estro creativo, che è un po' di tempo che purtroppo non stiamo facendo niente di grafica. Grafica, fotografia. E quindi vediamo, magari troviamo un modo. E niente, ora stacco la Osmo perché è scarica, perché non l'ho ricaricata, mi sa. Te l'avevo chiesto. L'ho messa sotto carica. Me l'ha caricata un po', ma non so come mai è già quasi scarica. Era quasi piena la batteria. Quindi non so cosa sta succedendo, devo capire. Ci vediamo poi dopo, uscite. Allora, siamo arrivati a casa, come vedete dallo sfondo e da Brigiolino. Volevo farvi vedere cosa abbiamo preso velocissimamente. Allora, bye. Vabbè, ci sono le uova di mia suocera. Poi qua c'è della mortadella, per questo il gatto è attirato da questo pacchetto. No, di dove scappi? No! Delle fettuccine, perché Manu le ha viste e gli è venuta voglia, quindi ha detto prendiamole, così adesso arriviamo a casa che è tardi e mangiamo. Asso, non far muovere il tavolo. Sì, ho l'odore degli altri cani, lo so. Urca. Perché da mia suocera ci sono tre cani, per quello. Poi maionese Biffi, se non l'avete mai provata, provatela perché è veramente buona. Poi 3 di yoga, perché c'erano questi qua in offerta, un tanto 9 centesimi, ne abbiamo presi 3 pacchi. Sono anch'io. Poi per la mia gioia proviamo la Moretti, non so se vedete perché forse c'è il flesso della luce. Devo stare qua. La Moretti filtrata a freddo, proviamo. Dicono che è più buona. Io amo la birra, sapete, quindi è. Apri perché sennò fa rumore. Ma poi non importa. Poi no, il dado. No. Metti via questa. L'ho placcato. Il dado, sì, perché quello là è aperto, questo è chiuso, quindi anche se annusa non succede niente. Quindi dado, amore, io ti amo, però basta. Poi ho trovato casualmente, perché siamo andati in questo posto che si chiama Magnone e stavo cercando gli yogurt per mio nipote, perché mentre siamo andati la sorella di Manuel ha chiesto se potevamo prendergli delle cose e ho preso degli yogurt a lui. E poi invece io ho trovato questi qua. Per chi ci segue da un po' di tempo sa che io amo il melograno, quindi quando ho visto il melograno sono, devo provarli, e sono della Vipiteno, e la Vipiteno è molto buona come marca. Com'è le patate? Le faccio pulita. Poi gli altri due. Scusate il casino, cioè è peggio che avere dei bambini qua. Ma no, mangiava l'erba cipollina. Vieni qua. Sapete, no, quando nei video vedete le mamme che dicono che c'è un casino perché i bambini fanno casino. Io c'ho il marito, il cane e il gatto che fanno casino. Comunque. L'ho rimesso a mangiare l'erba. Puoi spostarti, che sennò c'è buio.
Grazie. Altri due pacchi di Fosi. Un latte da tenere per fare le preparazioni. Oggi faremo una ricetta, devo ancora capire cosa, ma faremo una ricetta con l'olio di cocco. Poi la rubra. Ma qual è? La rubra normale. Ah, della Sirio. E poi, anche se non siamo amanti del coso in scatola, no, abbiamo preso questo sugo. Questo sugo perché è l'unico buono. È l'unico che Manuel piace abbastanza del inscatolato da fare con le fettuccine adesso. Perché è già luna e fare il ragù. Come devi stare? Era impossibile. Seduto. Quindi ora prendiamo tutta questa roba, la mettiamo di là, mangiamo e poi vediamo cosa fare. Allora, dobbiamo prendere il pellet, però prima vi faccio vedere una cosa che non avete visto. Hanno visto chi ci segue su NFPV, Instagram, ecco perché. In Instagram, ma non chi ci segue su YouTube, quindi andiamo. Perché ieri non abbiamo Aspetta logato. Che mi sto mettendo lo zaino, aiuto, mi sto intrappando. Non abbiamo logato ed ecco qua. Ta-da! C'è anche il cancelletto, è tutto finito. Non guardate che qua è storta, ma perché il terreno proprio va. Sì, guardate. Ton 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 ton, guardate. Va così e poi va fino lassù. Quindi dovevamo pensare silice asso. Quindi vabbè, adesso ho messo questo tronco perché sennò si apre, siccome non c'è l'occhiello. Però maniglia e si può entrare. Devo andare ancora a comprare un gancetto per chiudere lì. E quindi poi vediamo un attimino come organizzare, magari lo facciamo anche insieme. Cosa mettere da una parte e cosa mettere dall'altra. E niente, adesso andiamo a prendere il pellet perché fa freddo e ho fame. Lo prendo io perché comunque pesa 15 kg e mano, è meglio che non prenda pesi. Guarda, qua abbiamo scoperto che c'è un gatto che viene a dormire qua dentro. Se mo non schizza via la velocità della luce. Perché, scusate, vediamo se riusciamo a prendere. Non guardate il casino che c'è qua perché dobbiamo mettere a posto anche qua sotto, quindi sarà un prossimo video dove riordineremo la cantina barra garage. Sì, dobbiamo mettere degli scaffali per le conserve, eccetera. E quindi prendiamo il nostro sacco di pellet. Che non ce n'è più tanti. No. Quelli sono quelli che ci sono rimasti, arrivava fino quasi al soffitto. Però calcolate che secondo me... Spero che faccia più caldo. Quanti ce n'è ancora? Uno. Ce ne sono 6, 7, 8, 9, 10. Con questo 11. Poi vediamo, non prenderemo un bancale. Se vediamo che fa ancora freddo, prenderemo magari 10 in 10 finché non farà. 12 ce n'è. Ce ne sono 6 sotto e 4 sopra. No, 2, 4, 5, 6, sì. 6, 7, 8, 9, 10. Non mi crede mai. Sì. Allora. C'è ragione lei. Piano la carriola che sennò ti fai male. Non guardate il casino. Aspetta che devo spegnere la luce. Sì, aspetta che la seguo. Guardate che tempo. Mamma mia, che brutto. Che... Io sto bene solo con la pecora, non ho freddo. Ah, guardate qua. Ci sta crescendo tutta... No, questo è asso. Ci sta crescendo tutta la menticina spontanea. Guardate quanta menta spontanea che abbiamo. Questa è la lavanda. Ok, arrivo. Arrivo. Qua stanno crescendo a dismisura. Sì, questi qua. Sì, asso, tu devi farti vedere. Sì, sì, patate sì. Ora dobbiamo fare attenzione al gatto Horribilus. Dai, il gatto dai. Super orribile. Ok. Niente, adesso io vado a cucinare, ma non mette il coso.
adesso vado a mettere un po' di acqua nella pentola. Devo sapere dov'è. Devo svuotare ancora la lavastoviglie. Così mettiamo sull'acqua della pasta. Vedete? Ok. Questo invece lo togliamo, che poi mettiamo via. Volevo chiedervi una cosa. Adesso mettiamolo un attimo qua. Aspettate. Prendiamo il coso. Voi cosa fate con l'olio esausto? Perché mia suocera lo mette in una bottiglia e poi lo va a smaltire. Io adesso farò così, però devo chiedere a lei dove va a smaltirlo, perché io non so, non l'ho mai fatto e diciamo che non abbiamo mai mangiato tanto fritto. Però questi due giorni l'abbiamo usato, allora ho detto aspetta, lo faccio raffreddare, lo metto lì e poi lo butto. Però voi cosa fate? Lo buttate? Dove lo mettete? Spero di non fare danno. Sì. Fatemi sapere voi che cosa fate con l'olio che avete usato. Allora ragazze, Manuel mi ha fatto vedere una cosa che io non avevo visto e ho già fatto vedere anche su Instagram. Guardate un po' la prima fragolina, che carina! Poi ce ne sono altre che stanno comunque crescendo, tipo perché ce ne... Qua. Vabbè, anche questa. Questa qua. Questa qua, guardate. Però questa è bella bella rossa! Adesso penso che diventi ancora un pelino più grande perché ha dei semini verdi e poi diventerà una perfetta fragolina di bosco e la potremo mangiare. Dai, siamo super iper contenti. La prima fragolina di bosco. Allora, è arrivato il momento di fare un dolce con l'olio di cocco, che vi dicevo già anche negli altri video, che l'ho comprato ed è questo qua di Naturalmente Bio. Vi lascio il link poi sotto. Invece di fare una ciambella, andrò a fare poi un plum cake, perché c'è la famosa nel coso del plum cake, perché la cosa della ciambella è troppo grande il mio, quindi verrebbe troppo sottile. Quindi vi faccio vedere cosa serve e poi facciamo tutto insieme. Allora, servono, adesso vi dico, 180 di farina, e ne andremo a usare questa qua, poi 150 di zucchero di canna, che io ho già pesato ed è qua, poi 4 cucchiai di cacao amaro, sto leggendo la ricetta perché ovviamente non la so a memoria, un cucchiaino di bicarbonato, 6 cucchiai di olio di cocco, 250 di acqua, che ho messo nella brocchetta qua così, 80 grammi di cioccolato fondente, io questo qua, e poi zucchero a velo alla fine. Non l'ho mai fatta, quindi siccome non l'ho mai fatta, sapete che io quando ci sono cose nuove, invece di prepararmele prima, le faccio direttamente con voi, quindi se viene una schivezza ve lo dico senza problemi. Quindi andiamo, e come avete visto non c'è né uova né latte né burro, quindi va bene anche per le persone vegane. Se stavo pensando cosa c'era e non c'era, e sì, vanno bene anche per le persone non vegane. Quindi iniziamo e vediamo come si fa. Allora, come prima cosa andiamo a mettere i nostri 150 grammi di zucchero di canna, poi dobbiamo mettere 180 di farina, quindi vado a misurarlo, tara, dai, ok,
180 di farina, se mi basta metto questa, se no ne prendo ancora altra. Poi ci vuole il cacao amaro, che bisogna metterne, aspettate un attimino, 4 cucchiai di cacao amaro. Vediamo dove le cucchiai qua, neanche mi ricordo. 1, 2, 3, 4, e bicarbonato. Di bicarbonato ce ne vuole solo un cucchiaino, volendo potete mettere anche un po' di, come si chiama, di lievito, però visto che c'è bicarbonato io metto il bicarbonato. Se riesco a prenderlo, ok, un po' scomodo, un cucchiaino, ok. E dice di mescolare tutto. Ok, adesso andiamo a mettere 8 cucchiai di olio di cocco, se riesco ad aprirlo. Ok, si presenta così, penso perché era in frigo. Infatti vedete come mi si presenta a me perché era in frigo. E boh, proviamo. Io ne ho messi un po' di più perché era un po' duro da tirare giù, però 6 cucchiai credo che ci siano proprio. E poi bisogna mettere l'acqua, da quello che ho detto. Non c'è scritto né caldo né freddo, quindi io la uso come l'ho presa. E ne dobbiamo mettere 250. Quindi facciamo la tara. E mescoliamo. Dopo aggiungete il, come si chiama, il cioccolato fondente, che io ho grattugiato, ci ho fatto andare con i bimbi perché sennò non finivo più. Voi, se avete voglia e tempo, grattugiatelo con la grattugia e lo mescoliamo insieme. E deve diventare liscio. C'è scritto di usare le fruste elettriche, ma cioè io vedo che è già abbastanza una cosa liscia e cremosa, quindi guardate, non vado a usare la frusta elettrica. Vado a mettere un po' di olio di cocco anche qua nella nostra teglia, per non usare ovviamente burro normale, eccetera. Mettiamo un po' di farina e poi andiamo a versare tutto il contenuto qua dentro. Ok, adesso l'ho infornata, mettiamo un po' questo qua perché è un po' un macello. E poi vediamo quanto ci mette, perché qua mi dice 30-35 minuti. Di solito, non so, il mio ci mette molto meno come forno. Quindi penso che un 25-30 minuti ci metterà. E vediamo un po' cosa viene fuori. A 180 gradi, mi raccomando. Allora, sto montando il video e sto guardando che sono messa veramente male perché oggi non mi sono toccata, però volevo farvi ridere. Visto che parlavamo di MD, parlavamo di cose di marca, eccetera, abbiamo provato di yoga. Ma mi ha detto yoga super marca, buonissimi. Me ne ha fatti prendere 3 pacchetti.
Ma sapete che è più buono quello Erano in dell'MD? offerta. Sì, erano in offerta, però lui dice, marca, quindi più buono, più buono, più buono. Alla fine erano molto meglio quelli dell'MD che questi qua yoga. Questi qua sembrano che ci sia più colorante, più chimicata dentro, sinceramente, che quelle bio che abbiamo preso all'MD. E quindi adesso voglio farmeli bere tutti a me. Io direi no. Sono molto più buoni quelli dell'MD e quelli dell'Eurospin. Questi qua Sì. hanno un gusto strano, no, anche l'MD ha detto che erano buoni. E infatti adesso fa così perché non vuole darmi ragione, però sono molto più buoni quelli che di yoga. Prima ha mozzicchiato tutti questi, Però stavano adesso ci buonissimi. sono e li beviamo. Niente, volevo dirvi questo piccolo particolare. Poi dopo andiamo a girare la torta. Allora, sono di qua per raccontarvi una bella cosa, un epic fail, ma penso sia un epic fail mio. Nel senso non della torta, della ricetta, ma semplicemente. Cosa succede quando io faccio le torte? Lascio un po' che si raffreddi, però non del tutto. Poi giro per far sì che poi si raffreddi, senza essere nella teglia che è calda. Ok? Però che dico ok pensando che mi rispondiate adesso, ma in realtà mi risponderete poi domani. Cosa è successo? Io credo che sia un per il fattore della consistenza, perché c'è uova, c'è burro, queste cose qua. Quando lo faccio normalmente non si disfano. Quindi io giro la torta, rimane bella compatta, la metto sul coso, lei si raffredda tranquillamente e boh. Bene, non fatelo. Se fate delle cose con olio di cocco, eccetera, aspettate che sia ben ben fredda, perché questo è il risultato. Quindi, come vi dicevo prima, non credo che sia un epic fail della ricetta, perché comunque non è cattiva, anzi è buona, ma non fatelo. Aspettate che sia bella fredda e poi lo girate. Io di solito lo faccio anche con i plum cake normali, però non mi è mai successo che si rompessero così tanto. Questo qua sì, credo sia dovuto che non ci sono uova, non c'è burro, non c'è niente, ma c'è solo olio di cocco. Comunque non la butterò perché non si butta niente, me la mangerò così a pezzettini. Buona è buona, quindi fatela. Ma aspettate che sia fredda del tutto, perché se no finisce come la mia. Cioè, un epic fail. Ripeto, buona è buona. Sono un po' andata a quel paese. Però me la mangerò così, ragazze. Per merenda, per colazione. Questa settimana sarà un pasticcetto. Almeno che posso provare a fare una cova. Adesso che si raffredda bene bene, sbriciolo un pochettino di cose. E poi ci metto lo yogurt sopra e faccio delle mini cheesecake. Queste cose, questa cosa, provo, vediamo cosa succede. Boh, adesso vado a vedere cosa succede fuori perché abbaia. Ok, eccoci qui alla fine del video. Allora, sono già 29 minuti più o meno di video, quindi lo chiudiamo qua. Anche perché non è che faremo altro, sono le 6 meno 10, mangeremo, ma Mangerai. mangerò io perché lui non mangia.
Ne approfitto per chiudere prima questo video per essere tranquilla con mettere il coso online, online eccetera, e poi vediamo cosa devo fare, non lo so. Spero che questo video vi sia piaciuto. Senti tu? Qualcuno sta facendo qualcosa fuori. Sta facendo cosa? E speriamo che vi sia piaciuto questo video di Epic Fail e della torta. Che si è sbriciolata e del... Vabbè, non viene sempre tutto perfetto. Di solito sì. No. I dolcetti sì. Vabbè. Questo è perché noi facciamo video... Poi vabbè, vi abbiamo fatto vedere gli animaletti, vi abbiamo fatto vedere la fragolina che è nata. Poi domani magari facciamo qualche... Domani poi tanto dobbiamo fare altri video. E voi lo vedrete... Martedì. Martedì. Esatto. E niente. Dunque, questo esce domani? Sì, questo è domani. Ok. È sabato. Quindi quello che voi state vedendo, cioè vedrete martedì, l'abbiamo girato domani. Dipende, sabato, domenica. Il giorno che voi vedete questo video. No, può essere che giriamo sabato, domenica o lunedì, comunque per far uscire martedì il video. Domani se c'è qualcosa di interessante che non, comunque non piove, riusciamo a fare qualcosa di bello, lo facciamo vedere. Se piove, se invece il tempo è bruttissimo, vedremo. Comunque volevo solo dirvi che spero che questo video vi piaccia. Stiamo vedendo che comunque scusate, sto andando basso. I video stanno piacendo perché comunque ci sono molte visualizzazioni, quindi volevamo ringraziarvi tantissimo. Grazie mille. E speriamo che anche questo video vi piaccia. Ho cercato di mettere una ricettina perché era un po' di tempo che non la vedevate. Pian pianino reinserirò di più le ricette perché inizio a pensare magari a cosa fare, cosa non fare. Però in questo periodo che Manu è tornato dall'ospedale e lui non mangia molto, diciamo sì, che praticamente prepara da mangiare solo per lei. No, più che altro il problema è che io mi sono un po' arenata, nel senso che per mangiare da sola non ho molta voglia di farmi chissà che cosa. Però devo riprendere di nuovo a mangiare come piace a me, quindi il couscous, il risotto, verdure, eccetera, e lasciare un po' che la pigrizia mi costringa a non fare determinate cose. Domani fa freddo. Domani fa freddo, però è sereno. Praticamente 0 gradi. Però è sereno. Sì. Vabbè, comunque sì. Arrivano... Dalle 6 del mattino, dalle nostre parti, dalle 6 del mattino. Ma a mezzogiorno comunque sono 12 gradi. Quindi sì, fa freddo però. E quindi... Percepita 13. Vediamo cosa faremo domani. L'orto no, perché fa ancora troppo freddo. L'orto sì, con queste temperature muore tutto. E quindi niente, vedremo. E a sto punto vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Attivate la campanellina, mettete mi piace. Commentate tanto. Adesso cercheremo di essere... Anche chi non ha mai commentato, commenti. Cercheremo di essere un po' più sui social, perché magari metto delle storie, ma non tantissimo. Sì. Perché stiamo cercando un attimo di capire come... Come impostare il tutto. Impostare il tutto, esatto. Quindi niente, ci vediamo poi nei prossimi video, vi mandiamo un grosso bacione. Ciao.